Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo sabato, buonasera, benvenuto Franco Tatò, manager di lungo corso, buonasera, benvenuto Sandro Catani, consulente e saggista, buonasera Francesco Silo Slavini, fisico e ricercatore del CNR e del centro Enrico Fermi. Allora, che l'Italia sia in mano agli ottantenni ce lo dicono le statistiche e la cronaca. In politica negli ultimi mesi c'è stato un cambiamento anche abbastanza burrascoso, ma nel resto delle strutture del paese sembra essere rimasto tutto abbastanza immobile. Subito dopo la pubblicità. Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo sabato, buonasera, benvenuto Franco Tatò, manager di lungo corso, buonasera, benvenuto Sandro Catani, consulente e saggista, buonasera Francesco Silo Slavini, fisico e ricercatore del CNR e del centro Enrico Fermi. Allora, che l'Italia sia in mano agli ottantenni ce lo dicono le statistiche e la cronaca. In politica negli ultimi mesi c'è stato un cambiamento anche abbastanza burrascoso, ma nel resto delle strutture del paese sembra essere rimasto tutto abbastanza immobile. Subito dopo la pubblicità. Allora, dottor Tatò, lei ha 82 anni, è vicepresidente di una società metalmeccanica, la Berco, che fa parte del grande gruppo ThyssenKrupp, e siede nei consigli di amministrazione di 3 diverse aziende. Qualche settimana fa, dopo 11 anni, la Treccani non l'ha riconfermata nel suo... L'ha rottamata. E lei si è molto dispiaciuto. Perché? Ma io non mi sono dispiaciuto perché non sono stato rinnovato, perché il mio contratto, diciamo così, era in scadenza, quindi è una cosa... Ma sono, diciamo, le motivazioni che mi hanno un po' disturbato. Perché cioè? Non è che non sono stato rinnovato perché l'azienda andava male, o avevo fatto male, o avevo dei programmi inaccettabili, quelli di questo genere, perché il Consiglio di Amministrazione aveva approvato tutto quello che avevo proposto e così via. Ma perché c'era la necessità, mi dicevano, di fare posto a un ex ministro che, non essendo stato confermato lui come ministro, no, tornava a fare il parlamentare e si annoiava in Parlamento, l'ha detto lui. Dobbiamo ricordare che è l'ex ministro Brai. Sì, ex ministro Brai. Ma siccome si annoiava in Parlamento, perché diceva, no, ma io potrei venire alla Treccani e il mercoledì e il giovedì vado in Parlamento a votare, tanto è una cosa così rapida, eccetera. Perché, vabbè, ecco. E quindi trovo questo... Ma l'ha trovato, diciamo, come motivazione, no, non molto come motivazione la trovo giustificata. Paradossale, insomma, umoristica. No? Ecco, allora chiediamo subito al dottor Catani, siccome lei ha appena pubblicato un libro dal significativo titolo Gerontocrazia, il sistema economico che paralizza l'Italia, edito da Garzanti. Ecco, di questa gerontocrazia fa parte anche il dottor Tatò, secondo lei? È una domanda imbarazzante. È un'evidenza. Naturalmente, dico con rispetto per il dottor Tatò, non potevo evitare di metterlo. Io ho analizzato i 400 potenti del sistema economico italiano. Io non appartengo. E il dottor Tatò è citato tra i 400. È una svista. mica tanto. Quindi ha sbagliato il dottor Tatò a sentirsi un po', diciamo, dispiaciuto con questa motivazione della Treccani, oppure era giusto? No, io sono dispiaciuto per la motivazione, per la motivazione. Il fatto è giustificatissimo.
Credo che dal declino si esca con un cambio di passo, per dirla alla Renzi, o un cambio dei conducenti della dirigenza. E naturalmente questo è un problema di una classe, ma non soltanto di imprenditori, banchieri, manager, ma anche di avvocati, di consulenti, che sono nati in prevalenza negli anni 30, addirittura negli anni 20. Allora questo si esce così dal declino. Detto questo, credo che il problema non sia il se, ma sia il come. E da questo punto di vista il dottor Tatò ha tutta la mia simpatia, perché il come, il paese non può accettare queste defenestrazioni, queste rottamazioni, non fa bene. Io non sono per la rottamazione. Motivazioni poco, molto poco professionali. A un certo punto, uno deve anche andare in pensione, quello non è il problema. Ma sulle motivazioni della gerontocrazia italiana non sono d'accordo con la diagnosi. Aspetti, dottor, aspetti. Prima vorrei interpellare il professor Silos Labini, che quando immagino ha ascoltato il dottor Catani sarà stata musica per le sue orecchie, perché lei ha 47 anni. Fra quanti anni pensa di poter fare, di poter vincere una cattedra? Ma io penso che di essere stato anche fortunato. Se vedo la situazione dell'università adesso e di chi viene dopo di me, la situazione è sicuramente peggiorata in maniera drastica. Proprio oggi sono stato a una presentazione di un rapporto della situazione dei dottorandi, in cui si vede che circa il 95% dei dottorandi non avranno nessuna possibilità di entrare nel sistema universitario. Quindi chiaramente ci troviamo di fronte a un paese che sta prendendo delle scelte suicide per il suo futuro, perché sta rottamando, diciamo, i giovani, purtroppo. E questa è una situazione che si è venuta a creare negli ultimi 4-5 anni in maniera così drammatica, ma chiaramente l'Italia non ha mai brillato per investimento in ricerca e sviluppo. E quindi lei quando è che diventerà professore ordinario? Io quando diventerò Baio, tra l'altro faccio parte di un ente di ricerca per cui la carriera è diversa, però insomma penso nella situazione attuale non penso mai di diventarlo, perché diciamo la mia generazione è la generazione dei blocchi del turnover, dei tagli a... Magari ad Harvard, però c'è un bel posto per lei. Ah beh sì. Beh, lei ha già lavorato all'estero. Io sono stato tanti anni all'estero, insomma. Poi perché è tornato? Ma per motivi, diciamo, scientifici soprattutto, e poi anche personali. Perché diciamo, il livello della ricerca in Italia, che se ne pensi male, invece resiste ancora. Non so quanto, visto che tipo di politica si sta facendo, però insomma, almeno nella fisica sicuramente siamo messi bene. Nella fisica siamo messi bene, teniamo almeno questo punto fermo. Però vi faccio vedere, prima di entrare nei dettagli di questa discussione, di questo tema, il punto di Paolo Pagliaro, perché come vi dicevo il dottor Catani ha scritto questo libro Gerontocrazia, e siccome conosce bene il sistema dall'interno ci sono alcune cose molto interessanti, guardate. Sandro Catani, autore del libro inchiesta Gerontocrazia, sostiene che l'economia italiana è tenuta in ostaggio da 400 persone. Sono imprenditori, manager, banchieri, professori, consulenti, avvocati, sindacalisti, regolatori del mercato. Queste 400 persone hanno una media di 66 anni, 20 anni in più della vituperata elite politica, che invece ha saputo rinnovarsi e ora è formata da quarantenni. Generalmente i 400 si danno del tu e si frequentano in occasione del meeting Ambrosetti a Cernobbio, della relazione del governatore della Banca d'Italia, dell'assemblea della Confindustria, delle riunioni dell'Aspen. Chi salta un turno può recuperare a Davos, Capri o persino in occasione del più popolare meeting di Rimini. Catani sostiene che l'elite economica rappresenta un sistema bloccato ed è corresponsabile del declino italiano. Di questo la gente ha scarsa consapevolezza, perché a differenza della politica, l'oligarchia economica è trattata con benevolenza dai media, che peraltro controlla. La gerontocrazia è presente ovunque, alcuni esempi. L'età media delle tre figure di vertice della prestigiosa Università Bocconi, presidente, vicepresidente e amministratore delegato, è di 77 anni. È del 1932 Giovanni Bazzoli, presidente del Consiglio di Sorveglianza di Intesa San Paolo. Carlo Sangalli, presidente della Camera di Commercio di Milano, terminerà il mandato all'età di 80 anni.
compirà 80 anni l'anno prossimo Antonio Marzano, che guida il CNEL. Dino De Poli, presidente della Fondazione Cassamarca, è stato confermato sino al 2018, quando sarà 89enne. Giuseppe Guzzetti lascerà la Fondazione Cariplo quando avrà compiuto 85 anni. Si avvia verso gli 80 la banchiera Suor Giuliana Galli, vice della Compagnia di San Paolo, mentre li compirà in ottobre Enrico Bondi, l'uomo della provvidenza, chiamato a revisionare in rapida sequenza la spesa pubblica, le liste elettorali di Scelta Civica e il gruppo Ilva. Persone degne, alcune degnissime, ma se restano tutti in pista, restano a spasso i giovani. Professor Silvio Slabini, le devo però chiedere perché Franco Tatò a 30 anni ce l'ha fatta e voi no? Beh, sicuramente se vediamo per esempio nell'università, la generazione diciamo del dottor Tatò ha avuto una vita in discesa rispetto alla mia, insomma. Già negli anni 80 l'età media dell'università era 35 anni, adesso circa il 60% dei professori ha un'età maggiore di 60 anni. Sotto i 40 anni c'è il 4%, cioè ci sono dei numeri spaventosi. L'Italia ha il corpo docente più anziano di tutti i paesi OCSE. Quindi, dottor Tatò, in sostanza lei ha avuto la vita più facile di queste giovani generazioni, d'accordo? Voglio dire che non è vero, no, che è una fatica, eccetera. Noi abbiamo lavorato, Noi abbiamo lavorato. Beh, ma anche loro lavorano, no? Io ho avuto grandi maestri, ho lavorato all'università molto, no? E poi sono entrato nell'economia e ho cominciato dal basso e ho lavorato fin dove sono arrivato. Sono stato all'estero tanti anni, me la sono cavata anche in Germania, quindi non mi lamento. Pensa che si lamentino un po' troppo, diciamo, le generazioni più giovani? No, le generazioni più giovani in questo momento credo che abbiano un problema serio, cioè, ma il problema serio non è un problema di statistiche o di numeri, il problema è il problema del ricambio, cioè bisogna rispondere alla domanda perché. Perché? Che dopo lo chiediamo anche al dottor Catani che ci ha scritto perché è così difficile. Sull'università non le posso rispondere, però sull'economia sì. Cioè non facciamoci l'illusione che questi vecchi, no? Elencati anche nel servizio punto, sì, di Paolo Pagliaro siano dei diabolici, no? Arraffatori, no? Che presidiano queste posizioni, no? Questi sono eletti dai soci, i quali confermano ogni anno la fiducia a queste persone. Allora, o questi sono bravissimi, no? Oppure la colpa dei soci, che non è loro. Anzi, in un certo senso, a quell'età si sacrificano, no? Per servire i soci che li nominano. Sono bravissimi o è colpa dei soci? Beh, cos'è? Se sono bravi o meno si vede dai numeri, questo è il punto. Cioè, chi lavora nell'economia è misurato dai numeri. Ecco, il problema in Italia è che spesso gli azionisti sembrano non essere così interessati ai numeri delle società delle quali fanno parte, ma sono più interessati all'influenza che possono avere, no? E così via, al controllo delle società. Dottor Catani, c'è un problema di immobilità della nostra economia e di immobilità della nostra borsa, più che un problema di gerontocrazia di chi poi assume certe responsabilità. È d'accordo, dottor Catani? La convince questa lettura del dottor Tatò? No, assolutamente no, ma con tutta la simpatia e l'ammirazione che ho per un grande manager come Franco Tatò, che non l'avevo mai incontrato prima, quindi è proprio genuina e spontanea. E che comunque ha provato di essere un grande manager anche in un grande paese come la Germania, dice, si è misurato anche con l'estero e con paesi a grande crescita economica. Ma come diceva prima il servizio, che sposerei in toto con la sua anche interpretazione del libro, le persone che attualmente reggono le poltrone sono persone degne, degnissime. Il problema è il futuro, non è il presente e il passato. E devo dire francamente che io non sono un ricercatore, io sono un consulente, sono un uomo d'azienda, quindi il mio problema è domani cosa facciamo? No? E qui manca il futuro. E questo paese investe poco in innovazione, quindi Francesco è in una situazione di difficoltà perché il paese investe meno degli altri paesi. Questa è una colpa, l'ha detto Squinzi nell'assemblea di Confindustria finalmente.
noi non investiamo in information technology. Come si fa a avere un'azienda che oggi non investe? Investiamo metà di quanto investe l'Inghilterra. Quindi non è possibile. Quindi il problema è il domani. Non abbiamo la diversity. Noi sappiamo, io seguo la sua trasmissione, quindi so quanto ci tiene, ma quanto ci tiene l'impresa. L'impresa ci tiene poco ai giovani e alle donne e agli stranieri. Non è possibile, non è pensabile. Questa storia delle quote rosa è guardiamo il dito e non la luna. Cioè non è questo il senso delle quote rosa. Dobbiamo far salire le donne. Abbiamo un potenziale nel paese inesplorato. E quindi credo che sia il problema del domani. Allora il dottor Tatò ci dovrebbe accompagnare, non essere rottamato. Questo è un errore drammatico. Dovrebbe essere un accompagnatore di persone più inesperte, più giovani. Questo però si diceva prima, dico che una società matura, una società usa i vecchi, se ne serve, perché usa tutto quello che può avere una ricaduta positiva. Però in Italia ne usiamo troppo, ma non è come dice Catania, con tutto il rispetto e la simpatia, no? Non è così. La colpa è dei soci, credetemi. Dicevamo prima della Treccani, io sono stato, diciamo così, rottamato dalla Treccani, e uno dei miei rottamatori ha dato un'intervista a Repubblica in cui spiegava questo. E il motivo è che lui era molto contento che io non ci fosse più, perché dice basta con la prevalenza del commerciale, basta con il privilegio della rete, bisogna tornare alla prevalenza della carta stampata. Ora capite che questi sono concetti avanzatissimi, no? Quindi il vecchio è quello che ha digitalizzato i contenuti della Treccani e li ha messi in rete, a disposizione di tutti, non dei notai ricchi, no? dei nipoti di notai ricchi, no? E invece i giovani, no, sono quelli che dicono basta con la rete, possibilmente non facciamo niente. Ora, la digitalizzazione, detto francamente, che credo sarà una cosa che rimane per la Treccani, no, sapere sicuro, io lo vendevo così, no? Sapere sicuro rispetto a Wikipedia, no? La digitalizzazione io l'ho fatta contro tutti, perché anche i giovani, no, erano preoccupatissimi del fatto dove metteremo tutti questi libri stampati, vendeteli, no? Poi dopo vediamo. Allora, professor Silo Sabini, ma c'è un problema anche nelle generazioni più giovani di confrontarsi con il cambiamento, con la novità, cioè, sì. Da quello che racconta il dottor Tatò, sono quasi più contemporanee e innovative le generazioni più anziane delle vostre. Beh, non esageriamo. Non generalizziamo. No, a parte le individualità, che chiaramente uno può trovare una persona più anziana che è molto innovativa e una persona che magari ha 30 anni e che invece è completamente cresciuto in una nicchia, diciamo, per cui non ha idee innovative. Insomma, questo succede sempre. Infatti mettere la questione dei giovani contro i vecchi è una maniera completamente sbagliata di porre la questione. Cioè, la questione è più politica, se vogliamo. È più politica? Ma io queste etichette non lo so. Diceva Benedetto Croce, per fare un bel riferimento importante, che un giovane stupido rimane uno stupido. Quindi su questo siamo tutti d'accordo. Detto questo, non è, come dire, è evidente che un paese non può basarsi sugli anziani. E lo dice uno che nel mese di maggio ha compiuto 67 anni, quindi io ho grande simpatia personale, affettiva verso gli anziani. Dopodiché non c'è dubbio che stanno occupando. Il capitalismo relazionale, dottor Tatò, fa parte del problema. Cioè, questo paese non sono i soci, è che i 400, che io dico 400 ma è una metafora, ci sono molti di più, si sorreggono a vicenda, sono amici, sono... Sì, ma in assemblea non vanno questi qua. Vanno gli azionisti in assemblea. I consigli d'amministrazione sono eletti dalle assemblee, nelle aziende, svolgono delle quotate. E quindi? Quindi la responsabilità è degli azionisti, per tutto quello che è azienda quotata. Nelle aziende non quotate un po' meno, la responsabilità è degli azionisti di maggioranza, cioè degli azionisti di controllo, i quali non hanno interesse a rinnovare, no, il management e gli organi di controllo e di indirizzo dell'impresa. Questo è il problema. Il problema è la staticità dell'economia. No, ma perché c'è troppo poca concorrenza.
C'è troppo poca concorrenza. Quindi non c'è il desiderio di avere un'azienda che combatte. No? No, allora il desiderio questo, è quello di tenere l'azienda, di controllarla. Qui si è quindi divergiamo, finalmente divergiamo col dottor Tatò. Oh. Le aziende quotate sono un pugno, e il dottor Tatò. Certo. Noi abbiamo un mercato finanziario, è uno dei nostri problemi, dei tanti sfidi con la gente, è uno dei problemi. Quindi riguarda le aziende in genere. Le aziende in genere sono aziende familiari, il nostro tessuto sono le grandi, hanno fatto grande il paese, e la prima generazione sono grandi personaggi. Sono ottantenni, non sanno a chi lasciarlo, hanno talvolta dei nipoti e dei figli sciocchi, inadatti, inadeguati, la cronaca sono piene, e quindi vendono. Noi abbiamo di fronte un grande problema, e io userei il dottor Tatò per accompagnare alcuni di questi giovani. Noi dobbiamo trovare delle strategie, non possiamo continuare a dire che è colpa di quello o colpa di quell'altro. Credo che dobbiamo muovere. Intanto già la mancanza di competizione è, diciamo, da decenni un grande problema in Italia, in tutti i settori, purtroppo, perché se ci fosse competizione ci sarebbe anche più merito. Sì, per esempio, nel caso dell'università, sicuramente i campi che sono più visibili a livello internazionale sono quelli in cui c'è un confronto internazionale, quindi c'è una competizione, certo, eccetera. Invece quando uno in qualche modo si isola e costruisce una nicchia che rimane completamente disconnessa dal resto del mondo, chiaramente in quel caso sono le relazioni molto più importanti della qualità scientifica che contano. Cioè qual è il parametro in base al quale si fa carriera, se volete, no? All'estero in generale è la qualità scientifica. In Italia molto spesso le relazioni contano molto di più della qualità scientifica. Che è il problema a cui faceva relazione, cioè, esatto, sì, che è un possiamo estendere. Dottor Tatò, dottor Catani diceva che lei, per esempio, dovrebbe accompagnare di più le giovani generazioni in modo da portarle in posizioni qua, che poi lei... Ecco, no, ma lei questo... Sono anche disoccupato. Ma io sono disoccupato mica tanto, sta in tre consigli di amministrazione... Sono posti non esecutivi da consigliere. Ho capito. Ecco, ma io ho tempo. Io volevo però ricordare che lei, che è stato un brillante amministratore di aziende come la Mondadori, come Fininvest, Mediaset, possiamo dire che le ha anche salvate. Beh. Lei solo lo diciamo noi. Anche dell'Enel. Anche dell'Enel. No, ma però l'Enel l'avrei citata dopo, perché lei in qualche modo ha cresciuto come manager la figlia primogenita di Berlusconi, Marina Berlusconi, no? È stata una buona allieva e pensa che sarebbe un buon politico? Una allieva molto diligente. Mi seguiva in tutto quello che facevo, prendeva appunti che credo discutesse poi col papà, perché poi... Ma ad essere diligenti non basta, però, no? Infatti deve dimostrare, sul campo, come sta facendo. No? La vedo un po', è stata proprio un'allieva modello. Berlusconi è il presidente della Mondadori, il presidente di Fininvest, quindi i numeri sono la dimostrazione. Che non sono tanto buoni in questo periodo, però tutti hanno un po' qualche problema, no? Certo. Ho avuto anch'io dei numeri così ogni tanto, quindi. Ma in politica farebbe bene Marina Berlusconi, lei che l'ha conosciuta? Questo glielo so dire. Secondo lei? Non lo so, la politica è una brutta bestia, non è molto difficile. Io non mi sono mai cimentato in politica, troppo tardi per cimentarmi, per fortuna. Comunque, in tutto questo, Marina Berlusconi è citata tutti gli anni tra le manager più importanti, più rilevanti dell'intero pianeta, quindi l'ha cresciuta bene, evidentemente. Dottor Catani, cosa sta mi sta guardando con l'occhio? Lo devo dire, lei mi vuole compromettere. Non avrò più né amici né clienti. Perché? Dopo questa trasmissione. No, dopo il libro. Sicuramente. No, scherzo. Non credo, ne avrò di più. Perché diciamo che c'è una parte del paese, ovvero la politica, udite, che invece sembra avere capito che eravamo all'allarme rosso, no? La politica ha dato... Cittadini, hai capito? I cittadini che hanno votato. Anche i cittadini che hanno votato, però hanno votato qualcuno che ha promesso un cambiamento anche un po' radicale, anche un po' violento, no? Quello della rottamazione. Diciamo che questo basterà, secondo lei, dottor Catani, a coinvolgere anche altri settori della vita pubblica italiana?
Nella politica c'è stato questo ringiovanimento rapido, i quarantenni al potere. Io credo che sia difficile, se non facciamo niente, e non credo nelle regole, questo paese muore di regole nuove, quindi credo che ci vorrebbe un movimento di pensiero e di opinione. D'altra parte non possiamo rottamare gli imprenditori, cioè questo termine rottamare intanto è grezzo, è brutto ed è antieconomico, veramente non utilizziamo le competenze. E credo che bisognerebbe lavorare in termini più di persuasione, per cui io lancio uno slogan un po' provocatorio, invece di venderci le aziende, gli imprenditori dovrebbero comprarsi dei manager all'estero e aprire le frontiere, perché noi non abbiamo un bacino di merito, torno a quanto diceva Francesco Silo Slabini. Quindi io credo che questo sia il problema. Chi l'ha fatto ha avuto, ha torto ragione, ma insomma, grandi risultati. Qualcuno è Marchione lì che ce lo mostra. Cosa si può fare quando si cambiano i conducenti? Quando si cambiano i conducenti, ecco, come voi sapete, una delle misure del Presidente del Consiglio Renzi è stata quella di mettere un tetto di 240.000 euro lordi l'anno ai manager delle aziende pubbliche. Ha fatto bene, secondo lei, dottor Tatò? No, non ha fatto bene. Perché? Perché con 240.000 euro un buon manager non lo compra da nessuna parte. Questa è un'obiezione che hanno fatto in tanti. Io posso chiedere a lei quanto guadagna? Ma diciamo, c'è una famosa battuta, il più grande errore della mia vita è stato fare il fisico per fare i soldi, per cui diciamo che a 240.000 e 250.000 euro c'ho spazio per arrivarci. Non ci vuole dire... Ma diciamo, è noto che gli stipendi dei ricercatori e dei docenti italiani siano tra i più bassi nei paesi OCSE, insomma, per cui ecco, guadagno, diciamo, se io guadagnerò un giorno quanto guadagnavo in Svizzera come postdoc, non posso ritenermi soddisfatto. È un postdoc in Svizzera, cioè uno che postdottorale guadagna di più di un ordinario in Italia. Quindi sono 5-6 mila euro al mese, se volete i numeri. Certo. Senta, dottor Catani, quindi non è stata, cioè è stata una scelta simbolica quella del governo Renzi, certo, no? Di mettere un tetto agli stipendi di manager pubblici, però alla fine non aiuterà né nel processo di svecchiamento né nel processo di dare maggiore rilievo, premiare il merito. No, sicuramente non era quello il fine. Io credo che abbia fatto bene. Credo che abbia fatto bene, l'aveva già fatto Obama, nessuno se lo vuol ricordare, che aveva messo un tetto leggermente superiore. Naturalmente stiamo parlando di manager dentro aziende pubbliche, il cui merito non è stato apprezzato, non è il mercato, io sono d'accordo con Tatò, non è il mercato che l'ha definito, e gli ha chiesto di fare uno sforzo per il Paese. Ci sono dei momenti straordinari in cui bisogna... Dopodiché, se non ti conviene, puoi andare. Nessuno se n'è andato. Quindi vuol dire che erano ben soddisfatti. Anche perché ricordiamo che le aziende pubbliche come Eni, Enel sono quotate in borsa, quindi sono fuori. Non devono sottostare alla regola del tetto, certo, agli stipendi. Dottor Tatò, lei che ha lavorato per tanti anni in Enel, le piacciono le nuove nomine di Renzi? Ma non è che posso esprimermi proprio completamente, perché molti non li conosco, insomma. Credo che sia stato il ciclo di nomine più politico che abbiamo avuto, contrariamente penso a quello che forse lo stesso Renzi voleva, e cioè credo che il Presidente del Consiglio volesse dare un messaggio: ci vogliono più donne, ci vogliono più giovani, e questo messaggio è passato. Infatti io dico, questo doveva farlo, secondo me, perché quella era una sua priorità ed è anche una priorità del Paese. Quindi quando si dice niente sarà più come prima, penso che le aziende, diciamo, no, saranno meglio in futuro. No? Quindi, poi se questa tornata è stata felice lo vedremo, perché non dimentichiamoci che invece per i consigli d'amministrazione un po' di lottizzazione è stata fatta. Quindi, no, non è che siamo andati proprio sul merito, sulla gioventù, eccetera. No? Questo l'ha nominato Alfano, quello l'ha nominato quell'altro. D'altra parte, scusate, con la fretta che c'era, non credo che si potesse fare meglio. Quindi questa è un po', diciamo, la mia valutazione globalmente, ecco, di questo. Si è un po' sottovalutato, per esempio, il peso dei presidenti. Si è rinunciato ad avere delle presidenze di indirizzo e di ispirazione.
no? E si è preferito invece avere delle presidenze di controllo, di verifica, diciamo. No? Le presidenze sono andate delle grandissime aziende. No? Sono andate quasi tutte a donne, no? Lei crede? Sì, no, no, io sto dicendo che sono andate tutte a donne, ma il fatto è che se lei vuole fare presidente dell'Enel, è bene forse che così venga o da una grandissima azienda o che abbia qualche esperienza nell'energia o di quello che sarà il piano di questa società, dico, quindi proprio è il background delle persone, che non è quello, non so, Luisa Todini, che io ammiro e stimo, dico, ma dico, è un'imprenditrice dell'edilizia, non so che questo la qualifica per essere presidente delle Poste, no? Ma certo, per fare un presidente di controllo sicuramente sì, no? Ma forse un presidente di indirizzo meno, no? Io vorrei tornare a una cosa che aveva detto lei prima e sulla quale si era espresso in passato anche il dottor Tatò, cioè la questione delle donne. Perché il dottor Tatò ha detto una volta che nominare una donna non è un obiettivo economico. Ora, per la verità, nominare persone brave. Tutte le ultime ricerche dicono che mettere donne nelle posizioni apicali è un beneficio per le aziende, perché sono, tra le altre cose, molto più produttive. Quindi, lei ha detto prima che le donne devono essere promosse in ruoli di decisione. Io credo che siamo indietro e credo che, guardando un po' distante le nomine, aver nominato 4 presidenti su 5 femmine, donne, che poi siano capaci o non capaci, che siano di quel settore, mi sembrano un po' cose un po' speciose, perché nessuno si chiede o si chiedeva prima se venivano con una competenza particolare. Adesso non vorrei fare i nomi perché si offenderebbero, ma mai i presidenti.